Ciao ragazzi! Buongiorno, siamo tornati! Siamo tornati, siamo andati in due supermercati soliti perché ormai non è che possiamo uscire dal comune, quindi in quelli andiamo, non è che possiamo fare tanta strada. Diciamo che in alcuni supermercati hanno rotto le scatole per andare dentro uno solo nucleo familiare. Poi entravano tutti in coppia. Cioè praticamente l'unica che è rimasta in macchina sono stata io. E beh, come al solito sono sbroccato io alla cassa e va bene così. Vabbè, allora siamo andati al Tigros, come vi dicevamo, che abbiamo questo supermercato vicino, con una spesa di... quanto hai speso al Tigros? Una novantina di euro. Sì, poi sono andato a comprare... volevo comprare metà e metà. Poi di là mi ho fatto girare le scatole e allora ho comprato tutto al Tigros. Allora, abbiamo preso questi grissini tortellini... No, perché adesso parlo io. Nel video passato... lui, questi qua li prende solo lei, questi qua li vuole solo lei. Io l'ho lasciato da solo, è tornato col carrello con due pacchi di questi grissini che potete vedere. Sono grissini torinesi, no? Perché li mangio solo io. Dimmi che li hai presi per me. Certo, certo, l'ho preso per te. Due pacchi. E per forza, perché questi... Però è stato bravo perché li ha presi nella carta. Però mi sa che... No, secondo me c'è la plastica dentro, sono confezionati nella plastica. Secondo me. Lì ci guardiamo subito, almeno facciamo subito la recensione. Sì, c'è la plastica, vabbè. Quindi. Ma comunque in questa spesa ci sarà della plastica, ragazzi. Io ho preso quello che c'è, perché era nella carta. Vabbè, dai, noi ci proviamo. Almeno la confezione esterna me la sono risparmiata. Un pacco di sale grosso, fai vedere te, va. Un pacco di sale grosso. Questo qua l'avevo finito per fare la pasta, lo uso solo quello. Questo qua, non guardare, questo qui l'ho comprato per Aurora perché ne va male. Dire che è per me. No, sì, no è per te, perché io volevo la cioccolata Novi. Questo qua l'ho comprato per Aurora perché ne va matta del burro d'arachidi. Vabbè, dai, a me piace il burro d'arachidi, ma io volevo la Novi e tu non me l'hai presa la Novi. Ti sei preso la roba che piace a te. No, fai perché, il furbetto. Perché questo qui. Che sei il furbetto. L'olio di palma. Ecco, bravo. Hai preso quello con gli ingredienti. Ma no, beh, è l'unico che c'era. Perché se no di solito prendo quello alla Bene, perché quello all'olio di palma non c'era. Va bene, ma yogurt Varsoia. Anche questo bianco, cremoso. Questo qua lo mangio io. Poi abbiamo fatto un po' di scorta perché da lunedì torniamo rossi, quindi... Sì, se cominciano a far rientrare scaglionati il supermercato un casino. Quindi abbiamo preso Poi abbiamo latte, preso i latti d'avena, che questi qui del Tigros costano poco e sono buoni. E a me piace da impazzire questo latte di soia. E quello di soia. Che ragazzi, se avete la Roccino vi fa un cappuccio che fa invidia al latte normale. Veramente una crema, un cappuccino con una crema, una schiuma cremosa. Poi... ancora base per pizza. Questo qua andiamo per Aurora perché no per Aurora un paio di scatole, quelle per te. Questa base per pizza della Primia, per Aurora, base, per Aurora. Cioè marca del Tigros, però questa base per pizza qui sottile non fa gonfiare, a me piace rispetto delle altre che sono non fa gonfiare lo dice lui perché non abitate con lui. Non fa gonfiare. Ma cosa dici? Facciamo finta che non fa gonfiare. Guarda, io mi non fa gonfiare muto, e poi ci sono le passano in casa, passano le vele con le navi. Sì. Parla lei. Le barche. Parla lei cosa? Sì. Noi diciamo cavolate. Io non diciamo cavolate. Vabbè, va. Tanto il matrimonio questo è d'altro, bisogna accettare tutto, quindi. Appunto, bisogna accettare tutto. Ecco. Soia san, questo buonissimo per fare anche il formaggio vegetale. Ne abbiamo presi due, perché mentre stavo facendo la spesa. Sì, perché io cosa facevo? Ero lì con te. Sì, è entrata dentro, mi fa. Allora, mentre tu compri la roba, io vado un attimo nel reparto integratori e cremine. Vabbè, mai più vista. L'ho vista poi alla cassa. Sì, che è arrivata lì con tre o quattro cose che costano 10 euro l'una. Fa, guarda, ho preso questo. Ma quanto cosa costano? Ma non so, 3-4 euro. Ma non è vero. Eri con un'altra alla cassa. Ero con te. Poi pane grattugiato, che non avevo più, quindi lo uso poco il pane grattugiato. Però. Se noi ci dura 2000 anni il pane grattugiato. Vabbè, ma almeno è secco, non va in malore. Poi abbiamo preso gli champignon affettati, che Aurora odia questi funghi affettati perché dice che gli piacciono di più quelli da tagliare. Ma perché? Se me li affettano già gli altri, io li sciacquo. No, adesso vi spiego. Non mi piacciono questi funghi così per il semplice fatto che a me piace lavare tutto bene. Questi qua,
essendo tagliati a fettine, mi rompo le scatole a lavare fungo per fungo. Ma te sei fuori, ma te li vado proprio per uno. Ma per te cosa fai? Me le cucini? Ma io li metto dentro lo scolapasta, li passo sotto l'acqua. Basta, perché se no non mangio neanche più i funghi. Però sono già lavati, vabbè. Poi, ma se c'erano la terra sopra? Preso, avevamo già l'aglio in casa. Ma che terra? E avevamo già l'aglio, questo qua in polvere, nel sacchettino, no, abbiamo già l'aglio quello normale, però io uso spesso questo qua in polvere che facevo prima. E notare che io volevo prendere quello nella confezione di vetro, ma lui no, non mi piace quello in scaglio, voglio quello in polvere c'era solo così, nella confezione così, quindi colpa sua. Che oltretutto questo qua mi sembra che l'altra volta l'ho preso e faceva pure schifo. No, quello è buono, non l'abbiamo mai preso quello. No, no, l'ho preso una volta. No, questo qua non l'abbiamo mai preso, è buono. L'ho già preso una volta. Il pane carré per fare i suoi panini. No, no. Perché io i miei panini faccio l'altro, l'ho preso, l'ho preso l'altro e faccio l'altro. Questo qua è il pancarré, lei che se lo zuppa. Questo qua della Mulino Bianco, che oltretutto c'è dentro. C'è no, non c'è niente, perché è quello integrale, c'è, dai, sei bravo. Ma che strutto, cosa? Non lo prendevo se c'era lo strutto. C'è l'olio di oliva e c'è anche, fa il disegnino. Fai vedere, c'è il disegnino con la farina e l'olio d'oliva. Per cosa vuoi? Tutto buono che sei, tutto? Sì, allora, gli ingredienti, qua. Farina di grano tenero, acqua, olio di girasole, lievito, sale, farina, frumento, malto, estratto di malto d'orzo, mais, finché ce n'è, va benissimo. Poi ho preso a 2 euro qualcosa, sì, questi qua sono, sì, ma perché... 2 euro? 2 euro questi qua, ce n'è dentro, ma, un po'. Dammi lo scontrino. Dammi lo scontrino, cosa è vero? Cosa sono quelli lì? I clear up strip zona T. Cosa sei? Cosa serve? Vabbè, intanto che li guarda, vi faccio vedere questi. Sono i cerottini. Vabbè, è vero, 2,69 euro. Non è che ti dico bugie. Sono i cerottini della Nivea, questi qua. E li prendo ogni tanto perché per la zona T va benissimo. Io della Nivea non prendo più niente perché io ci sono allergico alle creme della Nivea. Qua mi viene tutto uno sfogo, sembra che ho fatto la lampada. Vabbè. Poi. Ok, altro po'. Adesso qua. Adesso qua, sì, adesso qua parlo veniamo io. Al bello. No, adesso parlo io perché. Allora, io non gli ho detto niente, ha preso le briciole, ovviamente dirà che sono per me. Ma se ne mangi solo tu? Guarda, vai via. Li no, mangia anche lui, questo qua, dai, non dire bugie. Quando mi faccio il frullato al mattino con le proteine vegetali, mi mangio assieme una di queste qui. E anche la sera, ogni tanto. Senza uova e senza latte. No, la sera io non mangio. No. Cosa? Dov'è che... No, ho detto se continui così. Comunque queste qui me le mangio solo non la sera. La sera mangi biscotti al cioccolato con le grane di cioccolato. Vabbè, comunque quelli sono vegani. C'hanno niente, non c'hanno burro, non c'hanno sono vegani. Questi qua no, questo l'ammetto, l'ho presi io perché le ho viste. Allora, siccome ci aspettano tempi duri in zona rossa, che ho già capito che già la nostra vita è ormai cibo televisione, cibo televisione. Tanto ormai escono tutti lo stesso. Allora ho detto prepariamoci una schifezzuola, prendiamocela per guardare tempi film. Duri in zona rossa, ci abbiamo 3 settimane di zona rossa. Sto pacchetto di patatine, secondo me, adesso che finiamo il video, è finito. Comunque queste qui, le rustiche, queste, di solito non ti piacevano quelle la soffiate che mangi, tipo a me. No, però quelle mi costano. Poi, 99 centesimi. Prugne Sunsweet, stavolta denocciolate, perché l'ultima volta... Per il transito intestinale. Ma io transito intestinale regolarmente, quindi non ho neanche i vigili dall'interno dell'intestino. Non è che devono dirigere il traffico, il mio traffico fluisce regolarmente. Sì, te. Comunque ho comprato queste qui della Sunsweet, di nocciolate, perché l'ultima volta le ha comprate lei, non della Sunsweet, un'altra marca. E gli ho detto, mi fa, prendo le prugne? Sì, prendile, perché io me le porto anche al lavoro. Era la mamma di più, non c'erano quelle di Sunsweet. No, non mi lasciamo parlare. Perché gli faccio, mi raccomando che siano di nocciolate. Le porto al lavoro, tranquillamente 4-5 me ne porto al lavoro sempre, alla mattina le mangio. È andata bene che non mi sono spaccato tutti i denti, perché io ho morsicato secco e dentro c'era un nocciolo così, vabbè. Comunque. Allora, no, ma scusate un attimo, io anche quelle di nocciolate, prima cosa le mangio con cautela perché potresti trovare un nocciolo, uno. Due, non mi hai detto, prendi quelle di nocciolate, ho preso quelle che costavano meno, perché tu dici, prendi quelle che costavano meno. Comunque, spezie apprezziamolo. Anche queste qui, comunque devo dire che lì al Tigros le spezie bisogna donare un rene, un po' di sangue perché costano. Sono carissime. Sì, poi il mio affettato che mi faccio i panini al lavoro, come avete già visto molte volte, di Mopur, questo. Poi i kiwi awards, italiano però questo qua. Questi, anche se li sentite leggermente duri, sono buoni lo stesso.
non sono come gli altri che poi mangiate, se sono duri sembra di mangiare un limone. Stefano, perché la sera lui non mangia le brioche ma mangia i biscottini. Non sempre. Tutte le sere dopo cena. Non se non è vero. Tutte le sere dopo cena. Sì, fino all'infinito, sì, per sempre all'infinito, sì. Io più uno. Poi le crocchettine per Mice, che sono contento perché queste crocchettine qua noi le prendiamo per gatti sterilizzati, perché lei è sterilizzata parecchi anni, e sono contento perché di solito i gatti, quando fate l'esame del sangue del gatto, se non sta bene, hanno i reni che sono distrutti, perché nelle crocchette dei gatti c'è tantissimo sale. Adesso è tanto tempo che gli do queste crocchette qua, ha fatto gli esami per fare l'operazione che ormai mi c'è stato operato ultimamente, e sono contento che gli hanno trovato i reni perfetti, quindi vuol dire che queste crocchettine qua sono buone. E anche quelle del vicino, perché ogni tanto va a spiegare. Anche quelle del Dino, scusa Dino se guardi questo video, però dovremmo portargli un... È affezionata a voi e viene a mangiare le crocchette anche da voi. Vabbè, dovremmo portargli un sì. cesto di crocchette. Sì, ma è un container, perché sono 10 anni. Poi, questo qui che mi prendo io, altro che il pane a ferri e pia leghe, questo... Pan piuma, anche questo qui non ha dentro niente di strutto, latte, quelle robe lì, e è buonissimo perché non ha bordi, buono da fare i panini, da tostare, da mangiare al mattino. Qua c'è il nodo, non riesco a aprirlo. Vabbè, comunque questo qua è radicchio, vedete la forma plastificata dentro il sacchettino. Le arance, mancabili. Ne ho presi 2 sacchi. Ho trovato queste qui italiane che sono Navel, mi sembra, e costano poco, tra virgolette, e sono buone. Cagnolini. Oh! Ha preso un cagnolino. Quanto l'hai pagato? Non lo so, l'ho preso senza pagarlo, secondo me. Salute. Ciao a tutti. Ciao, un cagnolino. Anche e poi l'altra borsa. E poi c'è la salsiccetta. Abbiamo preso anche l'altra. La salsiccetta dell'amore. Sì, ti voglio bene, saluta tu, bravo. La salsiccettina. Fatti bravo. Come dicevamo, le mele, quelle rosse Gala, le trovo buone, le Altigros, anche queste qui non costano tantissimo, mi sembra 1,69 al chilo, una roba del genere. Ho preso all'Inns perché qualcosina ero già dentro, ho comprato lì, no? Non ho comprato tutto quello che dovevo comprare. Comunque ho preso questi spaghetti qui che non ne avevamo più, poi la passata di pomodoro come quella l'altra volta, sempre di Altigros, la Murphy. Oh, mega barattolone di olive, grazie amore mio. Sì, perché l'altra volta ho preso quelle nere dove facevano schifo. No, non erano allora, male. Allora, stavolta ho preso queste qua. Olive denocciolate, vedi che c'è scritto? Denocciolate. Ok. Vabbè, cecciame. Come cecciame? Ah, i ceci, che comunque tra fagioli e ceci io mi porto molti legumi al lavoro da mangiare, perché vabbè, almeno assumo le proteine. Il tofu. Cosa dici? Non c'è niente. Vabbè, qualche effetto collaterale dopo c'è, ma non è mica colpa mia. Qualche? Vabbè, scusa, guarda che nel matrimonio bisogna condividere tutto. Non proprio. Allora, poi il tofu, sempre quello dell'Inns, questo qua è buonissimo perché ne avevo ancora un pacchetto, quindi ne ho preso un altro. Poi ho preso i peperoni. Peperoni, questi qui erano delle bestie di peperoni. Qui io faccio le verdure al forno, quindi ci metto sempre peperoni, zucchine, patate, una volta ci mettevo anche la cipolla, però adesso la cipolla un po' non gliela metto più. Poi la zucchina. La zucchina per fare sempre le verdure, la mia zucchina. Ogni tanto ci prendiamo un avocado. Sì, questi qua erano quasi maturi, quindi l'ho preso all'Inns, è già abbastanza morbido, fra un paio di giorni è pronto a mangiare. E le patate, perché non c'erano sciolte. No, lì non c'erano sciolte, quindi ho preso queste qua nella busta, scusate. Vabbè. Poi. Ne avevo ancora 3 dolci a casa. Ancora ho comprato la focaccia. Ma quante focacce stai comprando? Ma cosa? Continua a comprare focacce. Ma sei detto che ti piace, te la mangi tu questa. Ma cosa me la mangio io che te la mangi tu quella lì? La focaccia da Buitoni. Questa qua, ragazzi, è eccezionale. Se la lasciate 10 minuti, un quarto d'ora fuori, aperta, gli fate qualche forellino sopra, ci spalmate un po' di olio, un po' di sale, la mettete in forno, è buonissimo. Ale, fagioli. E insieme ai ceci. Fagioli, anche questi qua all'Inns, borlotti, quelli precotti. Poi. Questo qua io l'ho preso, allora, io l'ho preso per lei, le ciambelline. Queste qua nel reparto
del pane, dell'insulo. Non mi piace il pane alla patata. No, pane alla patata no. Stavolta però, visto che l'altra volta ho detto sono buonissime, l'ho prese anche per me, così domani mattina facciamo domani mattina. Secondo me se la mangio già a pranzo. Lo stai dicendo? Sì, ne ho prese quattro apposta. No, ha detto che patatine, cose, ce le mangiamo nella zona rossa. No, beh, le brioche domani mattina. Adesso io dopo il video faccio un aperitivo. No, le patatine abbiamo detto che ce le mangiamo. No, le patatine adesso facciamo il video, poi prendo l'aperitivo, poi nella zona rossa compro un altro pacchetto. Poi, dai, vai. Vabbè, niente, qua c'è l'insalata. L'insalata, sempre l'iceberg. Lo spalmabile valsoia, che lo mettiamo sopra le fette biscottate, sul pane, insieme un po' dappertutto. Le lenticchie, quelle rosse, le corticate. In un secondo. Sì, queste qua, ragazzi, sono buonissime e cuociono in un secondo veramente. Se siete veloci da farvi. Poi, siccome noi faremo l'orto, speriamo che riusciamo a fare l'orto perché le temperature, se ce lo permetteranno. E l'anno scorso ci siamo mangiate le nostre zucchine tutti i giorni, perché c'erano zucchine tutti i giorni, e anche i fiori di zucchina. Ma siccome io li ho visti e ahimè ho detto no, devo prenderli perché ho voglia di mangiare i fiori di zucca, purtroppo vabbè, confezionati nella plastica. Ma questi dappertutto li confezionano così. E però non li compriamo mai. Una fiori volta di zucca. E mi piacciono tantissimo e sono buonissime secondo me, a lui non piacciono tanto. No, perché rimangono un po' umidici. Quindi il video finisce qui, noi speriamo di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto vedere un po' di prodotti, ma soprattutto di aver scherzato un po' con voi e di avervi fatto anche un po' ridere, comunque in questo periodo ci va. E niente, adesso ci prendiamo l'aperitivo che lei mi fa, ma tu c'hai il vino, io non c'ho niente, vabbè, bevi il vino anche tu. Non mi piace quel vino lì. Vabbè, lui un po' con l'acqua. Non mi piace. Allora bevi l'acqua, dai. Adesso chiudiamo poi il video con il nostro aperitivo, vi auguriamo buon pranzo a tutti se dovete ancora mangiare e ci vediamo alla prossima spesa su Ginger Life. Mi raccomando, se vi va seguiteci anche su Instagram, ci trovate come Aurifly, ve lo lascio scritto qua sotto. E poi ringraziamo di cuore tutti voi perché abbiamo davvero dei follower che si vede che ci volete bene e che comunque i nostri video vi tengono compagnia, questo per noi è una cosa bellissima. Vi vogliamo bene anche noi. Quindi vi ringraziamo, continuate a seguirci e se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto se vi abbiamo tenuto compagnia, tanti pollici in su. E a presto allora, un nuovo video su Ginger Life. Ciao! Oh, e adesso ci godiamo questo bel aperitivo. Ciao. Io con l'acqua. Per forza di fa schifo. Ciao. Ciao.